saranno disciplinati da apposito bando contratto. Cioè, allora no, è formulato veramente a capo piedi, si dice. No, è approvato dalla giunta comunale. Allora, io chiedo se deve essere specificato chiaramente che si dà mandato alla giunta di esperire, si autorizza a poter concedere il diritto di superficie 25enale e per esperimento di un bando per individuare il soggetto privato che andrà a gestire. Questa mi sembra la formulazione corretta. Così come è, segretario, non è né corretta né legittima, mi permetto di dire. Di conseguenza io, sotto un profilo strettamente tecnico, non ritengo che sia nemmeno portata, non si può nemmeno portarla alla votazione, dopodiché ognuno fa le sue valutazioni. Posso? Forse non si è spiegata bene, o forse la lettura porta all'inganno. No, forse la scrittura porta all'inganno. Forse questo. Allora, il contratto è la parte finale del bando, perché quando si fa il bando si trova il concessionario futuro e si stipula un contratto per concedere, quindi è la parte finale di un percorso. Comunque, quando si fanno i bandi, oltre a provare lo schema di bando, si approva anche lo schema di contratto, quindi che è poi la conseguenza del bando. Il contenuto del bando praticamente viene trasferito all'interno del contratto per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti tra amministrazione e privato. Quindi questo è il significato del bando contratto. Non è quanto scritto, non è uno l'altro. Io dico che è corretto quello che va individuato è un concessionario attraverso un bando pubblico. Questo è il contratto. Espresso le mie perplessità, per carità, il provvedimento può essere emendato. Io volevo che fosse chiarita in questo senso, perché questa è la mia interpretazione. Sempre che uno voglia dire per creare stato, no, io non faccio, capito nel senso positivo. Sono favorevole che tu dia tutti i diritti di superficie per 25 anni con una ditta che sulla base di un bando verrà individuato, si darà 3, 5, 10, chi fa un bando si dice quelli che sono i criteri di partecipazione. Te schiaccio come fuori, in un senso solo, no, un tratto del regolamento, perché il nostro lavoro la rompe. Il bando è un contratto collegato. È successivo. La barra vuol dire questo di solito, il termine. No, scusa, con tutto rispetto, no, perché è immediato, che non è così, va bene. Eo, no, che scrivo Eo. Va bene, l'importante è che sia chiaro nella sua definizione procedurale. Secondo, chiedo all'amministrazione, al sindaco e al vice sindaco, ci sono state dichiarazioni di interesse da parte di privati su questo tipo di iniziative? Mi sembrava che il vice sindaco dicesse che ci sono. Allora, ci sono già state una ricerca da parte nostra, diciamo in origine, di poter avere cose di questo ancora un anno e mezzo fa. Dopodiché, non eravamo, grazie allo scuolamento, non potevamo partecipare al 2020, fatto di sindaci e quant'altro, che anche loro avevano espresso una volontà di aiutare i comuni a risolvere questo tipo di sistemi. Nell'anno e mezzo in cui io sono stato ufficio tecnico, ho incontrato personalmente più ditte che si rendevano disponibili a darmi un impianto, più ditte, diciamo così, sulle giochi parole, che volevano vendere l'impianto, che non ditte che volevano darsi, mettere l'impianto su quei tetti per poi fare quello che stiamo dicendo. Sono poche le ditte interessate. Sono state richieste formali? Sono molto poche. Ci sono state alcune richieste formali, nello specifico no. C'è stato un interessamento da parte nostra e anche da parte del segretario di vedere se formule di questo genere possono essere accolte da privati, e qualche interesse c'è, dopo vediamo quando sarà fatto il bando. Seconda cosa, sì. Basta anche che non partecipi nessuno, cioè al momento... No, qualche dubbio, perché visto la P che hanno attualmente questi tipi di contratto, penso che qualcuno... Qualcuno il personale opinione che qualcuno sia venuto già a proporsi e che ha fatto anche una proposta, bene, per quello, allora, poi, per quello che dicevo, bisogna formalizzare le cose. Chiedo questo, il campo sportivo di Via Motta, che quando amministravo io era stato ritenuto potenzialmente destinabile a installazioni di impianti fotovoltaici. Ma era? Eh?
chiedo se è stato escluso perché è un piatto di terra o se non si è preso in considerazione il piano lavoro. No, 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 quindi proprio sono esclusi, cioè allora il fotovoltaico a terra, anche la regione non dà più consenso, nemmeno in privato. C'è una legge che non si può più fare. No, non si può più fare. Non si può più fare. Sta chiedendo. Sì, sì, no. Sto rispondendo alla domanda. Domanda. No, ti dico, noi abbiamo preso in esame, ma mi sembra di averlo già detto qualche consiglio fa, abbiamo preso un esame di un privato che voleva fare fotovoltaico a terra a Nogara, ha fatto una domanda in tempo utile in regione, abbiamo dovuto, tra virgolette, prenderla in esame, perché la regione ti obbliga. Però abbiamo sconsigliato il privato e anche ti dicono, anche il privato stesso ha desistito, quindi non è più come. E era anche uno schifo che vedere con la persona. Sì, esatto. Infatti, no, ma io mi ricordo che era una delle campagne elettorali, uno degli argomenti della vostra lista era fotovoltaico a terra nel campo della volta, meno male che non si è fatto. Bene, chiedo allora a questo punto che se viene specificato. Chiedo cortesemente e non politicamente che si tratta quindi di deliberare concessione del diritto di superficie 25 pennale a quella massimo 25, va bene, ma credo che ci sia un po' di differenza, va bene, 25 pennale e che venga esposto appunto parlo a evidenza pubblica, mando pubblico eccetera eccetera, in virtù del quale è successivo poi, contratto è successivo contratto, va bene, e poi chiedo che a questo punto della giudicazione, comunque si dovrà dare in forme di legge la cosa, al limite, anzi senza limite, se può l'amministrazione, che è una cosa che chiedo, al limite poi riferire successivamente il Consiglio Comunale, pur non essendo un obbligo di legge. Questo è l'ottica di una trasparenza che ritengo che sia opportuna in ambiti dove i privati vanno a beneficiare, questi sono i termini, di beni pubblici. E soprattutto dico anche nell'ottica di come si dice cercarsi di far sì che il bando pubblico venga costruito in maniera tale di mettere il privato nella condizione di rendere maggior interesse a carico dell'amministrazione, che non può essere limitato soltanto allo scambio sul posto della corrente elettrica prodotta, ma che in virtù anche della durata del diritto di servitù che si affida che debba avere secondo me un ritorno di natura economica o sotto forma di cose che so che i privati hanno fatto, mi sembra che il comune di Verona sul stadio comunale di Tegodi ha fatto un intervento, ha apprezzato e hanno fatto rifare completamente la copertura dello stadio, quindi io ricordo bene che il palazzetto dello sport senza girarci attorno è messo in condizioni molto precarie. Usiamo questo termine, di conseguenza potrebbe essere l'opportunità per dire sì, che piazzate i pannelli. Secondo, visto che appunto la normativa prevede, prevede anche che si possa almeno se non è mutata, qui io mi propongo, se è mutata per il caso, procedere da parte dei privati a smantellare impianti con copertura, copertura in netta, giusto nell'ambito della cosa. Io non so quale sia la persona che che venga specificato, che è una cosa indicata specificatamente, si dovrà provvedere a questi tipi di bonifiche. Dovranno provvedere a pagare le una cosa che vedete, non vuole essere polemica, è propositiva. Quindi non va assolutamente ascoltato. Va nella direzione di dire che se facciamo questa specifica, per quanto mi riguarda, il vostro favore. Ecco, volevo, visto che abbiamo nominato il palazzetto dello sport, purtroppo sarebbe il primo che noi avremmo interessato che stiamo dentro. Il problema del palazzetto è che è un tetto, e lei ricorda che purtroppo in una posizione più non è di interesse ma che fa il fotovoltaico. Perché come tu sai, non è che puoi metterlo su tutti i tetti a prescindere. Diciamo che il tetto piano sarebbe quello, magari con una giusta inclinazione, anche abbastanza interessante. Il tetto esposto nella direzione dove sorge il sole è molto appetibile, e palazzetto che ha una posizione, scusatemi il termine, dovrebbe spiegato, sfortunata insomma, cioè nel senso che lei ha anche rivolto il dato per avere tutte le bagaglie, lei la prima cosa che deve pensare è la propria palazzetto sport, purtroppo non è di interesse. Per quanto riguarda il discorso,
riferisco a quello che aveva detto appunto Guglielmo, cambio sul posto, lì che ho ancora un po' di tempo per fortuna. Io non lo so se e per che motivo, però l'accumulazione della corrente elettrica prodotta dal fotovoltaico in Italia non è permessa. Forse Mirko questo sa più di me, magari. Non so spiegarti. No, nel resto d'Europa è permesso l'accumulazione. Non so spiegarti. Io non lo so, in Italia non lo so, quanti lo sappiano, non è permessa, e quindi alla fine, anche se noi produciamo corrente elettrica, prendiamo sempre in mano la famosa tribuna del campo sportivo, non posso averla in giro per fare mai a fare la sera. È assurdo, no? Però è così. Sì, ad oggi non si può, insomma. No, ad oggi non si può. Bene, mi sembra di raccogliere la loro osservazione, di dire che l'osservazione da parte dei consiglieri, che viene poi mando e successivi contratti. Questa osservazione di discussione di votazione favorevoli. Allora. 8. 8 favorevoli. Contrari. 1. Astenuti. 2. Chiedo che mi dovrà anche venire per questo tipo a memoria. E anzi, non so, il fungo probabilmente fa poco in casa, anche perché non so quello. No, dico, cioè, non voglio dire, non so, tanti anni che lì, non fa niente, quindi non lo so. Cioè, voglio dire, se magari un po' più al mondo, il casco, però non succede niente, insomma, tutto qua. Niente, noi proponiamo che venga installato presso le scuole medie e elementari del comune di Novara un sistema filtrante che appunto ne garantisca assoluta potabilità, anche perché nelle scuole elementari esiste un nell'area delle scuole elementari esiste un'altra costruzione di arsenico e quindi non è precisamente potabile. Come ho già detto in varie occasioni, credo sia scandaloso avere a scuola un cartello sopra il rubinetto con scritto acqua non potabile. Oltremodo è scandaloso il fatto che ogni giorno le famiglie novaresi devono fornire di una bottiglietta d'acqua a tutti i ragazzi appunto che vanno a scuola, perché appunto non riescono a, cioè non possono bere l'acqua del rubinetto. Un articolo del Messaggero del 20 del 10, quindi abbastanza recente, titola Viterbo, aumentano le morti per cancro sotto accusa anche l'acqua all'arsenico. Nell'articolo appunto c'è uno studio fatto recentemente che appunto imputano all'arsenico gravi problematiche, fanno effettivamente male. Quindi noi insomma siamo qui a chiedere se è possibile che venga, o meglio, se installiamo un depuratore per le scuole, almeno per tamponare fino a che si spera presto arrivi questo benedetto barra maledetto acquedotto, non si sa, e che se magari l'amministrazione non vuole farsi carico del punto del sborso, proponga una sottoscrizione pubblica, perché magari chi vuole contribuire per l'acquisto di questo sistema filtrante possa dare il suo contributo. Questa è in sostanza quello che chiediamo noi, anche perché ricordo che il sindaco è garante della salute dei cittadini. Guarda, ti dico Flavio, molto... Scusa, tu non hai detto niente. Io ho detto che il sindaco, per legge, deve tutelare la salute dei suoi cittadini. Ecco, sai Flavio che la questione acqua mi sta molto a cuore, ci battaglia da tempo. E quindi insomma gradirei che questa cosa, almeno per il momento per le scuole, si fa tutto qua. Sì, però... Ma poi ti dirò una cosa su questo qui. Ah, so, se gli altri vuoi dire... Ah, no, è una mozione, che ho detto. Ah, sì. Prego, Franco. Sopra un bravissimo intervento, dichiarazione di voto da parte nostra è favorevole, nel senso che il principio già comunque che ha detto Moresco prima è condivisibile, e soprattutto anche perché l'ultimo punto che viene riportato dove se chiediamo che nel caso in cui appunto l'amministrazione non voglia far fronte all'esborso di proporre se un altro una pubblica sottoscrizione, credo che sia un qualcosa dove è difficile da parte, credo, dell'amministrazione anche non far fronte di
abbiamo di richiesta su questa questione. L'esborso economico, capiamo che in questi momenti per rispetto di fatti di contratto diventi un attimo difficile, però quantomeno provarci su un'altra strada credo sia qualcosa verso la quale non dovrebbe essere esimersi l'amministrazione comunale. Noi comunque con l'acquedotto presso le scuole elementari e
noi sullo scuole medie abbiamo la sicurezza che l'acqua comunque è sana, senza tanti di burro, che data viene di quando dall'acquedotto. Come? Non una data di quando prenderà. Beh, allora, diciamo a fine anno per essere la migliore ipotesi, ma ti spiego perché a fine anno. Perché non vorrei che domani mattina ti hai detto una data e dopo parlo. No, era perché... Stiamo facendo delle altre prove, e qui purtroppo i marciapiedi ci giocano male, per via di qua, ti dico, sotto la piazza, dal reparto statale, è stato messo giù il tubo ed è stato messo giù bene. Dobbiamo ancora provare, perché fra alcuni giorni, con permesso di vento strada, andremo a interessare la zona davanti alla volta, per intendersi, davanti alle nostre ex banche, casse di risparmio, che viene in quella zona, perché ci sono delle valvole di intercettazione, quindi queste devono essere messe in sicurezza e devono essere cambiate, quindi andremo a volare lì. Ahimè, il traffico per un paio di giorni sarà in alternanza, però fatta questa dovremo avere la sicurezza che l'acqua arriva alle scuole senza tanti problemi. Volevamo arrivare anche fino all'asilo e quindi anche fino alle scuole, alle zone feste e fino alla casa di riposo. Sto andando un po' più in là, questa non è una promessa, qui se mi dici scuole elementari medie, su questo non dobbiamo avere problemi. Sull'asilo sarebbe un grosso vantaggio, sarebbe un'altra battaglia vinta, una festa e un'altra, casa di riposo meglio ancora perché è vicina, diciamo così, in linea d'aria. Purtroppo però la condotta è stata fatta sotto i marciapiedi, ieri. E quindi in quel caso lì noi dovremmo rompere tutti i marciapiedi per portare l'acqua all'asilo. L'alternativa è rompere la strada e fare un'intubazione nuova. Questo è quello che conviene fare un'intubazione nuova. Se magari sul tempo prima di fare i marciapiedi avessero guardato sotto, magari si poteva evitare. Purtroppo ci troviamo in questa condizione. Ci sono dei possenti che si può controllare, ma non abbiamo la sicurezza di intercettare diciamo così, la copertura nel modo corretto. Comunque acqua veronese, più che sulle scuole, perché lo sta dando per scontato, è finito come lavoro, si sta concentrando adesso sull'asilo. Quindi questa è superata non solo dal fatto che avremo l'acqua alle scuole elementari medie, ma probabilmente anche l'asilo. Quindi penso che l'emozione sia superata. La ritira? Sì. O la ritiri o la votiamo? No, votiamo. Cioè, potremmo dire, sì, però io non lo so se può essere anche la dire. Se non arriva la di voto, però non lo so come si può dire. No, io no. Abbiamo l'acqua, non solamente. Votiamo. Sì, sempre inerente all'acqua, la stessa questione, sempre Fabio, è l'inizio di settimana, voglio dire. Sempre acqua. Esatto, sì, voglio dire, parliamo sempre di acqua, sempre il Movimento 5 Stelle, come ti dicevo prima, sostanzialmente è quasi identica, solo chi chiede il contributo di 500 euro per ogni famiglia novarese per l'acquisto di un sistema filtrante. E quindi questa cosa diciamo va di pari passo con l'altra, che nel senso anche qua l'acqua non è buona, le famiglie non possono attingere, cioè attingono l'acqua da pozzo, ma di fatto non è sempre buona, non è detto che tutte le famiglie abbiano l'acqua non buona, tante famiglie hanno l'acqua che non possono bere dal pozzo. E quindi c'è, magari chiaramente non tutte vengono a chiedervi il contributo, se l'acqua è buona non ha nessun senso, devo chiederlo. Noi appunto abbiamo fatto questa mozione per chiedere di dare 500 euro di contributo per famiglie. No, per quello che concerne il discorso tecnico, diciamo qui, dell'acqua, in effetti è ragione, non è dappertutto. Cioè, c'è la serie dappertutto e si può bere, c'è anche di che parlo, come si dice. Alcune zone sono più colpite di altre. Io ti chiedo, però i 500 euro, se lì hai una ditta che garantisce che tolgano perfettamente l'acqua al senso, a me è stata fatta una proposta di 1500 euro e non garantivano al 100% la riuscita
cui avevano intanto dei inconvenienti. Questo, quindi può darsi che questo allora, sia il già scritto del mondo. No, no, voglio dire, il contributo non è per forza che deve coprire l'intero corpo della pianta. Il contributo viene dato poi, le famiglie magari si regolano. Quindi è notizia che te che io se ci vuoi porto un sistema, filtrante ad osmosi inversa che toglie il arsenico e anche altri metalli pesanti a un costo di 400 euro senza installazione, cioè acquisto e basta. Installazione sotto la collegata, ci sono quelli che sono quelli che magari chiamano è un sistema sotto bello per le famiglie e riesce a farti una quantità d'acqua sufficiente per l'uso quotidiano che ha una famiglia media. Questo per dire che non dovete dare un contributo del complessivo costo della macchina, del sistema, ma un contributo per sopperire al fatto che l'acquedotto non c'è. Cioè qua che mille anni di promesse su acquedotto, che cosa sono solo due? O finiamo l'acquedotto in fretta, speriamo in 30 anni che faremo dire a sul fatto. Allora, prima o prima. Allora, abbiamo visto ci stiamo provando. Tu hai detto che adesso lo porti alle scuole e qua va perfetto, adesso io bene, ottimo, va benissimo, bene. Non imputabile a te, credo che la cosa è tardi, cioè non è imputabile a voi, ma la cosa è meglio tardi che mai. Vabbè, ho capito, allora vabbè. Detto questo, però io questa mozione noi chiediamo un contributo, una mano, non dico che devi, coprire tutto il costo dell'impianto. Insomma, 500 euro è un ottimo contributo che può dare una mano per l'acquisto, diciamo. Sì, qua entra però il discorso finanziario, perché per il calcolo direi che se fossero 500 euro di contributo a famiglia per 3.000 euro. Un milione e mezzo. 1.712.000 euro. Prego, sono altri interventi, non so, prego. L'intervento che ha fatto Pasini adesso era più o meno lo stesso che avevamo pensato noi facendo un attimo i conti della Sarma. L'idea è sicuramente meritevole, quello che mi sento di dire eventualmente è di valutare l'ipotesi in sede di bilancio di previsione per l'anno prossimo, di vedere se ci sarà un'eventuale somma accantonabile per queste ipotesi, piuttosto di cassarla completamente, quantomeno di valutare questo, perché è chiaro, noi ci ricordavamo Emanuele in prima persona che gestiva la cosa, venivano a domandare le bottiglie dell'acqua per i condomini, proprio le bottiglie del contributo dei 15-17 centesimi, quelli che sono, quindi immaginiamo che bene o male ci sarebbe una richiesta indiscriminata sulla cosa. Effettivamente 500 per 1.500 che è fuori una cifra che fa di stabilità di quest'epoca, non lo so se sia economicamente sostenibile, al di là del ben principio. Ma neanche 150.000 euro, per essere chiaro, cioè, io credo che la proposta sia assolutamente non a equilibrio, capisco lo spirito, capisco la volontà, capisco tutto questo che volete da questo punto di vista, ma su un bilancio di 7 milioni di euro per comune andare a dire che diamo un contributo di impianti di traccia di 1.500.000 di euro non sta, cioè veramente non ha nessun senso. Questo non esclude che consiglieri che ne hanno voglia in sede di bilancio hanno qualcosa di inserimento di operazione di 1.500.000 di euro per questa cosa che bisognerà togliere qualche altra parte. Quindi credo che questa sia una discussione leonastica. Non è assolutamente politico. Ci sono altri interventi? Favorevole. Uno. Contrario. Sette. Astenuti. Tre. L'ultima mozione che portiamo è sicuramente quella per chiedere come avevamo già chiesto tempo addietro anche al direttore, al dottor Barbati, di mettere diciamo nei luoghi pubblici i cestini per la raccolta differenziata. Perché insomma crediamo che i cittadini siano bravi sia fuori che dentro. Siamo d'accordo, con gli limiti. Sono un uomo finito, come hai detto oggi a Montemezzi, voglio dire, vabbè, cosa vuoi che ti dica, sì, non ti fai da solo,
hai un metodo veramente vergognoso. Comunque, vabbè. No, guarda. Veramente. Questa mattina parlo con te perché è molto più. No, perché è molto più rispetto del tuo sindaco. Stamattina il tuo sindaco ha detto che il sottoscritto non è finito, no? Poi sai, soprattutto la vera, vuol dire, per me non cambia nulla. È per dirti, no, come tratta le minoranze, no? Questo sono. Tratto te, certo, sì, come tratti me. Questo adesso mi dice è accoglibile, non si può dire nulla. Se questo secondo te è il modo se questo è il tuo sindaco, sì, è il modo di collaborare, è una cosa vergognosa, no? Mi è testimone di quello che lì qua anche Montevecchi, se non lui. Io lo so quello che siete detto. Pensa che non l'ha detto in presenza a me, tanto coraggioso che è, non l'ha detto in mia presenza, l'ha detto quando io ero andato via. Quindi voglio dire, è tutto dire, coraggio sapevo, io no. Te stesso, nessun problema, andiamo avanti. Noi chiediamo i cestini con la raccolta differenziata perché siamo convinti che la raccolta differenziata si può fare sia all'interno delle mura domestiche che anche fuori. E visto che i cittadini sono bravi, bravi, e la fanno bene secondo noi, la faranno bene anche fuori. Non c'è qua, ma te lo chiedo a voce, anche se lo detto al sindaco, ma parlo con te perché purtroppo con il sindaco non si può parlare, e se è possibile mi arrivi dopo quando l'avevo già detto sopra quello per le cicche, per le sigarette, cioè sai che sopra c'è quello che è la sabbia, poi, perché le cicche è mio cuore. No, non ti dico a te perché è mio cuore. Dico che spesso volentieri si trova un sacco di cicche in giro, è un po' carino, insomma. Niente, questa è la nostra richiesta, credo che sia una richiesta sensata, al contrario di quanto pensa il sindaco, noi riteniamo che sia una cosa molto sensata, che sta a cuore l'ambiente, e visto che voi vi siete definiti un'amministrazione virtuosa, credo che il sindaco debba perseguire la strategia dei rifiuti zero, e questa va in questa direzione. Ma chiederò al vice sindaco se è possibile. Può fare lo spiritoso, sindaco, l'hai già fatto anche oggi troppo. Favorevole da parte nostra è una cosa dove intervenire anche proprio perché magari uno dei punti più visibili il centro proprio dove c'è la fontana per capirsi manca effettivamente in modo pesante di cestini compreso semmai anche quelli che dicevamo Moretti per le sigarette l'abbiamo visto e soprattutto pensate non più lontano di qualche domenica fa quando si fa di fare caffè perché magari te ne accorgi di più c'hai una carta in mano non sai quasi neanche più dove buttarla perché proprio in uno dei punti anche più frequentati della zona più centrale mancano. Quindi è chiaro che ho fatto un ragionamento a 360 gradi, però quello è un punto che proprio per le frequentazioni che ci sono dovrebbe essere un attimino potenziato, anzi non un attimino, dovrebbe essere più che potenziato. Scusi che si è dimenticato una cosa, credo sia proprio il caso di dire che ci vedremo in Parlamento, sono per un piacere. Visto che sono un uomo finito, mi dite, credo che sia molto interessante di essere posso andare sull'argomento velocemente, giusto anche perché questa amministrazione si è sforzata di fare una decina di incontri per le trazioni in centro, vi ricordate l'anno scorso sui rifiuti, perché la nostra intenzione è quella. Allora, per legge dobbiamo arrivare anche un sotto il 65%. L'ora era il 64, quando abbiamo fatto gli incontri siamo arrivati vicini allo 69. Non siamo andati tanto in là rispetto ad altri paesi che hanno superato il 70 di gran lunga. Quindi in Nogara siamo, mi permetto di correggere Moresi, siamo bravini, non bravi. Diciamo che chi è venuto alla riunione comunque sta separando dal secco la plastica perlomeno, che è la cosa che ci dà di più. Poi abbiamo un problema, qui avremo occasione di parlare più avanti delle tariffe, perché purtroppo corrente è sempre più cara nonostante che si porti meno secco, ok? Quindi abbiamo un problema purtroppo rosso, ma c'è. Quindi sembra quasi no, che se le tariffe non vengono toccate in gara è perché non fa la differenziata. Allora in realtà arrivare a tariffe diciamo, non toccate sarà perché riusciamo a superare le percentuali di differenziazione. Quindi penso che la nozione sia possibile anche per il fatto che dobbiamo comunque anche nei luoghi pubblici istruire sempre di più le persone a usare correttamente
diciamo così, di scomparire. Però, per, giusto anche per onestà, perché dopo magari dice ho votato la mozione il giorno dopo, non l'ho visto, le differenziazioni nei giardini non l'ho visto in centro, facciamo un po' per gradi, questo non perché non si voglia, ma vorrei essere un po' come San Tommaso. Iniziamo dai posti, dai parchi pubblici, da quello che è la piazza, da dove diremo che è un po' più visibile il discorso differenziato, per poi andare a toccare anche le zone più marginali per i fianchi. Esatto, non vorrei che poi fosse usato. Andiamo verso la direzione. Ecco, questa. Lo sappi che questa amministrazione è sensibile al problema. La mozione la votiamo appunto perché abbiamo questa sensibilità e anche perché non vorremmo andare a punto di tanti cittadini domani che dovessimo tornare sotto certi percentuali, perché a imparare si impara, ma con gara che anche tanta gente magari che non viveva la gara prima, veniva fuori o quant'altro. Abbiamo dei grossi problemi e io vi raccomando a tutti i presenti di vigilare, come stiamo vigilando anche noi, nei condomini, perché mi sembra che la gente butti dove vede un chiodo. Purtroppo nei condomini è stata data la possibilità ad alcuni condomini di fare quei recinti che non sono neanche esistenti da vedere, però danno la possibilità a uno che si fa in macchina di buttare il sacchetto di là, altri buttano il cimitero là dietro, sapete ormai tutti, ecco. Nel sito si vedono anche sacchetti lungo le strade, ma magari purtroppo che non c'è nessuna civiltà che difficilmente è popolare, però magari quando tu ne tutti denunciando anche chi fa queste sozzerie magari saremmo messi un po' meglio. Ecco. Comunque siamo stati a favore anche con l'esimo che provvedono poi chiaramente ai passaggi. No, volevo solo dire che questa mozione anch'io, anche noi la votiamo a favore, perché comunque va nell'ottica della differenziata, eccetera. Mi fa piacere che l'amministrazione la appoggi, forse era meglio che la prevedessi con proprio moto, un moto proprio. Faccio presente, visto che c'è l'assessore Polo, che il piazzale davanti dell'ex campo sportivo che è stata fatta la festa di Isola Cordenosa a distanza di 10 giorni è ancora in condizioni pietose. Non lo dico, la funzione del servizio, ci sono chiodi e quant'altro, mami che si lamentano perché è possibile che a 10 giorni alla fine della festa di Isola Cordenosa il piazzale sia ancora in quelle condizioni lì. Intervenite, fatelo mettere pulito anche perché è una questione proprio di sicurezza. Allora, a proposito del piazzale, sicuramente per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, abbiamo tenuto a sgomberare prima possibile tutte le cose relative all'immondizia. Se non erro, hanno portato via il capannone mi sembra salvo. Ne ho già parlato, perché giustamente bisogna andare o con la scopa o con la spazzatrice a raccogliere lì, da parlato e appena sarà qui passerà a pulire. Volevo dare una comunicazione per quanto riguarda la testa, ad oggi sicuramente non abbiamo il dato del finanziamento della testa, però vi posso già dire che la testa giustamente dobbiamo avere gli atti tecnici per quanto riguarda le verifiche di tutte le varie fatture e regolari, così in maniera da poter dare un dato penso nel giro di 15 minuti perché di poterlo dare. Mi sento doverosamente di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato. Vi sento su alcune cose che sono state mandate via Facebook per quanto riguarda il discorso AA, cercasi trasparenza. Perché ritengo che tutte le persone che hanno operato all'interno della festa, intanto tutti i volontari, Proprio ti. Mi sento comunque, come dicevo prima, di ringraziare tutti i volontari
che hanno dato la loro disponibilità per poter realizzare una festa che credo in maniera dignitosa abbia dato un attimo di lustro al nostro paese. Ecco, dicevo prima che sicuramente sarà il positivo. Credo che anche da questo punto di vista i cittadini di Nogara, come qualcuno diceva un attimo fa, ha messo su Facebook, quindi non avranno da sborsare nessun euro. Quindi grazie comunque a tutti quelli che hanno fatto. Ma nessuno ha detto che... Ma scusa una cosa, ma l'hai detto apposta. Io parlo... Io parlo di trasparenza. Tutto lì. Nessuno mette in dubbio chi ha fatto la festa. E nessuno contesta niente della festa. Dico solo che si parla di trasparenza. Diciamo che vogliamo trasparenza. Semplice, no? Nessuno dice che tu hai fatto male, o l'associazione ha fatto male, o Pinto ha fatto male. Hanno detto che a me non interessa che sia il vivo sindaco, i nomi che vanno affetti dei cittadini dovranno pagare, se no, una sera. Quella è la mia, tanto mai bisogna essere pratico.